Io ragazzi ho in mente di fare qualcosa nel mercato che arriverà. Metto nella lista trasferimenti Godin e poi vi darò delle informazioni. Voi cominciate a cercare di indovinare. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Prima di partire vi ricordo di andare a votare il sondaggio nella sezione community e fondamentalmente andare a capire se volete che vi faccia vedere la mia faccia, ragazzi, il mio viso. Se volete vederlo dovete andare alla sezione community e andare a votare. Sì, ovviamente, a 500 voti uscirà il video ufficiale della mia face reveal. Allora, siamo qui per giocarci le due partite di oggi, che saranno Verona e Ajax, quindi sarà una partita molto più incentrata sul ritorno di Europa League. Adesso voglio salutare dei ragazzuoli che nell'ultimo episodio della carriera hanno commentato. Abbiamo Andrea Colombo, grandissimo, Graziella Catalano e Shadow Foxy09. Grazie mille ragazzi per aver partecipato e soprattutto per aver commentato il mio episodio. Mi raccomando ragazzi, fatelo e continuate anche a vedere gli scorsi episodi su appunto la carriera del nostro Barcellona che troverete in alto a destra nelle schede. Intanto è arrivata un'offerta per Masuaku. Potrebbe arrivare a 14 milioni il Napoli. Io direi ai ragazzi di andare subito a trattare, perché queste sono le occasioni giuste che abbiamo per poterci accaparrare qualche denarino in più. Guardate qui. Allora, Masuaku, io gli chiedo 16 milioni, perché sono cattivo. 16 milioni. Allora, vediamo un po' se accettano. 9 milioni. No, 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 ragazzi, non ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo. 16 milioni forse sono troppi. Scendiamo a 15 e 3. Forza Napoli, se lo vuoi sgancia i soldi. 11 milioni e 5. Scendiamo a 13 ragazzi e basta. 13 milioni per Masuaku. No, niente, il Napoli non è d'accordo. E ragazzi, però noi dobbiamo fare cassa, quindi cerchiamo di spingere al massimo i giocatori, cioè i ragazzuoli, e cerchiamo di farli arrivare e farli partire per un prezzo abbastanza alto. Allora, abbiamo la partita con il Verona, che io farei schierare con la divisa classica gialla. Ricordatevi che abbiamo un ritorno difficilissimo di Europa League, quindi adesso dobbiamo schierare le forze in campo in maniera diversa. Allora, abbiamo Bastoni, Skriniar, io farei giocare Godin, Hakimi, abbiamo Dalbert che va benissimo, Brozovic e Tonali. Poi Sancho, ragazzi, farei giocare Willian e voglio assolutamente Almada. Dove sei, Almada mio? Eccolo qui. Lukaku e Aubameyang ci servono per la prossima partita, quindi Keita e Mertens, ragazzi. Eccoli qui, ci portiamo eventualmente ci portiamo un Lukaku, se non dovessimo riuscire a vincere al posto di Dembélé, che comunque è stanco, e ce la giochiamo così, ragazzi. Ce la giochiamo così. Forza Inter, speriamo bene. Dai, ci siamo, ragazzuoli. Eccoci qui. Questa partita è abbastanza difficile col Verona. A breve arriveranno delle nuove serie, ragazzi, dei videogame completamente diversi. Tratteremo quindi argomenti diversi dal calcio. Io intanto però vi ricordo di andare a guardare i video riguardanti appunto i calciatori che ho preparato, appunto fra i quali Lukaku. Intanto Keita Balde! Subito il nostro Keita Balde. Troverete il video di Lukaku in alto a destra nelle schede, ragazzi, andate a vedere perché secondo me merita parecchio. Fatelo, ragazzi. E ricordatevi di andare alla sezione community a votare. Intanto c'è Keita Balde che perde palla malamente, cavolo. Thiago Almada, c'è Brozovic, Marcelo Brozovic, c'è Tonali. Tonali la passa, c'è Mertens. Mertens, ancora Mertens, si gira Mertens e perde il tempo, ma c'è Thiago Almada che è devastante questo ragazzo. Thiago Almada, ancora Thiago Almada verso Willian, ok, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, il Verona molto arcigno, questa difficoltà leggenda un po' fissata mi sta piacendo parecchio, attenzione. C'è ancora Mertens sulla palla, c'è Almada, Thiago Almada. Thiago Almada ci prova la botta. Attenzione Mertens, il sinistro e il gol. Che gol incredibile, non me lo aspettavo, ragazzi. Un gol del genere da Dries Mertens. Intanto Almada aveva fatto una cavolata di quelle atroci, ma guardate che sinistro di Mertens. Ottimo sinistro, ragazzi. Se volete andare a vedere
le slide che ho inserito, vi posto qui in alto a destra nelle schede l'ultimo episodio della carriera allenatore, in cui fondamentalmente ho spiegato come migliorare insomma la difficoltà leggenda. Intanto 6 gol per Mertens in questa Serie A, 0-1, si sta mettendo bene la nostra discesa nei piani, anzi la nostra ascesa nei piani più alti della classifica. Forza ragazzi, e dai Inter. Attenzione ragazzi, il Verona in avanti, grande Handanovic che ci salva. Meno male ragazzi che ho lasciato Handanovic. Vi ricordo che se volete darmi dei suggerimenti sulla carriera, anche per quanto riguarda la difficoltà Ultimate con qualche fix, c'è Instagram, potete trovare come ZQ-YouTuber, là potete darmi suggerimenti. Intanto Almada viene devastato da Günther. E ancora questo Verona, attenzione, sbaglia il portiere, c'è Keita Balde, si gira, Keita Balde è fuori. Attenzione il Verona, bravo Brozzo che intercetta la palla. Attenzione Almada ragazzi, attenzione Almada, Thiago Almada, questo giovincello, c'è, bravo Keita Balde verso Mertens, Mertens, Mertens è in buca di nuovo il Verona. Provo di dirsi Mertens, proprio lui, proprio lui. Grandi ragazzi, grandi così. Ci siamo ragazzi. La difficoltà leggenda, come vedete, mette in chiaro che le squadre un po' meno forti siano meno forti, mentre la difficoltà Ultimate pone sullo stesso livello tutte le squadre. Quindi se noi dovessimo incontrare il Pro Vercelli della Lega Pro, anche se noi giocassimo con Ronaldo, Messi, Maradona e Pelé, ci farebbe il sederino a strisce. Invece, come vedete ragazzi, si sta mettendo in buona luce anche la taratura, insomma, delle difficoltà. Allora, è stata una partita abbastanza facile sulla carta, stiamo giocando bene. Almada è parecchio stanco però io non vorrei affaticare gli altri, perché Thiago Almada deve crescere, quindi continuerei così. Magari cerchiamo di non far neanche giocare le riserve, cioè che poi fondamentalmente riserve non sono, noi stiamo facendo turnover contro il Verona per poi affrontare l'Ajax e quindi niente. Speriamo di fare bene in questa fase ancora. Attenzione il Verona, mamma mia. Sono sempre pericolosi comunque. Speriamo ragazzi di fare bene. Vi ricordo di andare a votare nella sezione community il sondaggio, se volete vedere la mia faccia. A 500 voti, siamo già a 204 ragazzi, veramente grazie mille di cuore. Abbiamo superato quindi il 30-40% dei voti che servono. Attenzione, palo! Quindi mi raccomando ragazzi, mi serve soprattutto il vostro supporto subito. Quindi mi raccomando, fatelo e aiutatemi a crescere. Sempre comunque votate e fatemi capire se volete la mia faccia. La troverete nella sezione community, l'ultimo sondaggio che abbiamo fatto. Attenzione, c'è Lazovic in avanti, Tutino, ma viene fermato da Florenzi. Che partita di Alessandro Florenzi. Bene ragazzi, mancano pochi minuti. Abbiamo giocato egregiamente bene, abbiamo praticamente dominato in lungo e in largo questa partita. Intanto Brozovic, abbiamo pochissimi minuti per poter provare magari qualche azione particolare, tipo questa. Attenzione Willian, vabbè, il brasiliano ragazzi è più che arrivato, veramente non ce la fa più il nostro Willian. Attenzione, c'è Brozovic, il tiro. Mancano veramente una manciata di secondi, manca un minuto di gioco e quindi sarebbero 10 secondi. Manca pochissimo e potremmo portarci a casa 3 punti importantissimi. Ed eccoli qui ragazzi, arrivano freschi freschi di giornata. L'Inter sta facendo benissimo, ci vediamo nell'hub di gioco. Siamo tornati qui ragazzuoli. Allora, alleniamo un po' i nostri ragazzocci. Allora, c'è Almada che è arrivata all'agilità 99, se dovesse andare tutto a buon fine. Cragno è cresciuto benissimo, quindi agilità 99 il nostro Tiaghino Almada. Veramente sta diventando un campione, anche se Tonali ragazzi non sta crescendo per come vorrei. Bene, Agumè è andato in prestito e abbiamo fatto benissimo, perché ci siamo tolti dal gruppone un giocatore che comunque ha talento, ma che ancora è troppo acerbo per poter entrare di diritto nella nostra rosa. Perciò
Ricapitolando, prima di buttarci nella partita contro l'Ajax, noi abbiamo Andreaux che è pronto per poter andare in prestito. Quindi come principale portiere abbiamo ovviamente Handanovic, che verrà presto sostituito da Cragno, e poi eventualmente ovviamente Padelli aggiunge alla lista trasferimenti, se ne deve andare subito, e poi credo che Radu sarà il terzo portiere, quindi abbiamo veramente un ottimo roster di portieri. Masuaku dovrà andare via. Io ragazzi ho in mente di fare qualcosa nel mercato che arriverà. Metto nella lista trasferimenti Godin e poi vi darò delle informazioni. Voi cominciate a cercare di indovinare quale possa essere il sostituto di Godin, molto più giovane, gioca in Serie A ragazzi. Già vi ho detto tanto, cominciate a scrivere nei commenti secondo voi chi è. Siamo pronti per affrontare l'Ajax, che si potrebbe anche schierare con la divisa ovviamente ufficiale. Diamo un po' di lustro ai nostri giocatori. La formazione è perfetta, anche se al posto di Brozovic io ci piazzerei Barellino nostro, che è molto più arcigno. Almada no, perché è stanco. Ci portiamo Keita Balde. E vediamo se possiamo portarci anche Brozovic al posto di Florenzi, perché tanto faremo giocare Semedo e Hakimi per tutta la partita. Bene, siamo pronti ragazzi, incrociamo le dita, forza Inter, speriamo di arrivare in semifinale. Ed eccoci qui ragazzi, giochiamo in casa, Inter-Ajax. Vi ricordo che l'andata è finita 2-2, vi invito a vedere lo scorso video in alto a destra nelle schede per poter essere aggiornati. Intanto Porto Siviglia all'andata è finita 0-0, quindi ancora non si sa chi potrebbe essere il nostro avversario. Intanto queste sono le formazioni ufficiali, abbiamo schierato ovviamente Handanovic, abbiamo Skriniar, De Frey, Hakimi e a destra abbiamo il nostro Nelson Semedo, Barella ed Eriksen. Sulle fasce sono supportati da Dembélé e da Sancho, l'attacco Aubameyang e Lukaku. Siamo pronti ragazzi per partire, subito Christian Eriksen inquadrato. Ed ecco a voi ragazzi, semifinale di andata, ci basta ovviamente lo 0-0, però non voglio rischiare, quindi ce la giochiamo a viso aperto come se fossimo ancora all'andata e non fosse successo nulla. Quindi ragazzi, dobbiamo giocare bene e partiamo subito con Hakimi, che è arcigno. La palla gira per Dembélé, c'è inseguito da Veltman, Dembélé, subito Dembélé, ma la palla viene passata fuori, c'è Christian Eriksen, si gira Christian Eriksen, Barella viene intercettato benissimo da Van de Beek, che imposta l'azione, ma Barella è arcigno e prende palla. Ci concentreremo parecchio su questa partita ragazzi, perché è molto importante per il proseguo della stagione. C'è Aubameyang, anche per Nicolò nostro, c'è Dembélé, Dembélé ci prova, attenzione Dembélé che fa un po' di skill, ma Veltman è molto più attento, c'è Blind spostato sulla difesa. Blind ragazzi, se non sbaglio, dovrebbe essere un mediano, un CDC, invece è stato spostato sulla linea dei difensori. Lukaku che torna dietro per attaccare, ma viene superato da Veltman, ancora Veltman per David Neres, ancora Neres, viene braccato da De Frey, che lo sbraga, bravo De Frey, ripartenza Inter. C'è Dembélé, riparte da Nicolò Barella, la palla per Lukaku, Lukaku per Aubameyang, che vede l'apertura verso Dembélé, guarda come gioca l'Inter, c'è Lukaku libero, ma lui cambia per Sancho, sbaglia, si divora un'occasione incredibile. Io ragazzi la volevo passare a Lukaku, ma è un ottimo atteggiamento della nostra Inter, dai ragazzi. Attenzione l'Ajax in avanti, ma Nicolò Barella, Hakim Ziyech, l'Ajax in avanti, c'è Ziyech per Van de Beek che si è spostato in avanti, bravo Barella, attentissimo Eriksen, i piedi sapienti del nostro Eriksen, ripartenza Dembélé, c'è Aubameyang, Dembélé, l'inserimento di Barella, Barella prende il fondo, Barella vede Sancho, ha l'occasione di rifarsi, ma Onana! Mamma mia ragazzi, questi portieri in questo FIFA come si stanno comportando? Lukaku è fuori gioco, Onana salva l'Ajax, eravamo vicini all'1-0 che avrebbe cambiato la partita, e intanto Dembélé
Per Aubameyang l'atteggiamento è giusto, ragazzi. Christian Eriksen. Eriksen fa un po' di skill e la passa per Semedo che prova a prendere il fondo. C'è Aubameyang che la tiene lì. C'è Lukaku. Lukaku si gira. Lukaku prova il sinistro a giro. Si schianta sui cartelloni pubblicitari, ragazzi. L'atteggiamento è giusto. Vi ricordo andare a commentare. Più che altro a votare il sondaggio nella sezione community, ragazzi. Basta andare sul mio canale nella sezione community e andate a votare il sondaggio. Se volete vedere la mia faccia, votate, mi raccomando, 500 voti uscirò la faccia. Ancora l'Ajax in possesso di palla con Schürrle, Augustinsson, Schürrle, ancora il giocatore lanciere che sulla fascia cerca di superare Eriksen, che cerca di recuperare quanto possibile Augustinsson. La palla però era molto leggera, Van de Beek, l'Ajax si protrae in avanti per Martinez, ma Handanovic salva tutto. Semedo, attenzione. Semedo verso Sancho, ma c'è Augustinsson, Sancho lo supera, il capello magico, il 7 magico che però perde il tempo. C'è Barella, ragazzi, che fino adesso è migliore in campo, c'è poco da dire, molto attento nella fase difensiva. Bravo Eriksen anche, che mi smentisce subito. Aubameyang, la skill, Aubameyang, vede Dembele il tiro, è 1-0 Inter, ragazzi, ce lo meritavamo noi. Ce lo stavamo meritando noi da parecchio tempo, stavamo giocando molto meglio di loro. Dembélé, che non si vede dall'800 avanti Cristo, veramente era scomparso dai radar interisti, ma spunta così dal nulla. Questo modulo, ragazzi, mi piace parecchio ed è 1-0 per l'Inter delle meraviglie. Forza, ragazzi, che potrebbe essere il momento giusto per accaparrarci un'Europa League che ci andrebbe a dare una spinta incredibile. Intanto i tifosi, come avete visto, esultano. Va tutto bene, lasciamo tutto così e andiamo nel secondo tempo. Attenzione a Kim Ziyech, Schürrle, Augustinsson, Schürrle, ancora l'Ajax che comunque non ci sta, ragazzi. L'Ajax non ci sta, siamo tutti barricati dietro. Ancora l'Ajax, guardate come fraseggia bene. Klaas-Untelaar! Grande Handanovic, risposta immediata dell'Ajax. Io qua sbaglio clamorosamente. Bravissimo Skriniar. Dobbiamo stare attenti perché un calo di concentrazione potrebbe devastarci clamorosamente. Lukaku, bella palla per Dembélé. Dembélé l'avanza per Lukaku. Lukaku, Lukaku il sinistro, palo. Non ci credo, non ci voglio credere. Attenzione, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, uff. Attenzione, Sancho palla in avanti per Christian Eriksen. Eriksen, guardate qui Christian Eriksen, palla in avanti per Aubameyang, il gol! E il gol 2-0! Bellissima azione, ragazzi! La difficoltà leggenda fissata ci permette di avere quanto più gioco possibile. Grande Inter davvero. Guardate qui, Eriksen che prende palla. Aspetta un attimo, credo che fosse in fuorigioco Aubameyang. C'è dalla capocciata quella giusta, ragazzi, la mette lì. Grande Pierre-Emerick Aubameyang. Stiamo giocando benissimo e io direi, appena esce la palla, di fare qualche cambio, eh. Aubameyang verso Lukaku. Lukaku! Ho rotto veramente il tasto del tiro. 3-0 Inter, ragazzi. Grande Lukaku che torna anche lui al gol. Li abbiamo demoliti, ragazzi. L'Inter è in semifinale di Europa League. Lo posso urlare al vento. Mamma mia, Lukaku come è rientrato dall'infortunio. Bravissimo Romelu Lukaku, il nostro muflone personale. Grandiosi, ragazzi, grandiosi. Attenzione, l'Ajax si potrà in avanti, ragazzi. Tadic, Dujan Tadic, ancora Dujan Tadic, Skriniar, bravo Skrini. Attenzione, ho sbagliato tasto, va bene. Allora, manca poco, io faccio entrare Brozovic e facciamo entrare anche Tonalino Magico in questa partita. Abbiamo sentito le sostituzioni, va bene. Allora facciamo entrare il nostro Brozovic. Forza ragazzuoli, che manca poco, spero di non subire gol fondamentalmente, perché vincere 3-0 in Europa League sarebbe un bel stonks per poter andare avanti. Attenzione ancora, bravo De Vrij.
ho sbagliato io, attenzione, Schurz, la palla è pericolosissima, dai ragazzi, Marin, Schurz, ancora Lisandro Martinez, ancora l'Ajax, meno male, Handanovic, dai, tienila lì, mancano 2 minuti, ragazzi, manca pochissimo, metti la palla a terra, Handanovic per Skriniar, è finita, ragazzi, è finita. Finisce 3-0 il ritorno di semifinale di Europa League. L'Inter arriva in finale, anzi in semifinale. Vediamo un po' chi abbiamo beccato. Ebbene ragazzi, sarà il Porto la nostra avversaria e poi lasciandola scontrarsi con la squadra portoghese che non nomino perché FIFA potrebbe darci dei problemi. Bene, siamo arrivati in semifinale, vediamo la conferenza stampa, Mertens può riscattarsi, Mertens ha giocato bene, per adesso sta giocando benissimo, siete in semifinale, come giudica la partita dal suo punto di vista, abbiamo le carte in regola per andare in finale, ovviamente, cerchiamo di puntare al molto felice l'Inter, le prime prestazioni di oggi, ora dobbiamo pensare alla prossima partita, benissimo, molto felici, ci siamo arrivati. Bene ragazzi, l'episodio finisce qui, vi ricordo di andare a votare, Andriux è andato in prestito, dove è andato alla Family Sao, trasferimento per Keita Balde, ragazzi, potremmo anche darglielo al Napoli, potremmo arrivare a 30 milioni, io 33-34, insomma, dato che è una squadra italiana. Prima di salutarci, ragazzi, vediamo se riusciamo a togliere un po' di soldini a De Laurentiis. 34 milioni per Keita Balde, benissimo ragazzi, più del suo cartellino che di 30 milioni. Keita Balde potrebbe lasciarci perché ovviamente come ATT vorrei puntare su qualcuno di diverso. Bene ragazzi, l'episodio finisce qui, ditemi come al solito cosa ne pensate, se volete essere salutati nel prossimo episodio mi raccomando lasciate un bel like e condividete il video, seguitemi anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, sulla piattaforma Viola, ragazzi, mi troverete tutti i link di riferimento in descrizione, nel commento in evidenza. Adesso è veramente tutto, vi ricordo di andare a votare il sondaggio nella sezione community, ci vediamo alla prossima, ciao, ZClub.